radio abbiamo Luigi Rinaldi. Luigi Rinaldi, dopo la vittoria di domenica scorsa sulla Vibonese, la Gavese si trova addirittura al quarto posto, era nelle più rosee aspettative, oltre le più rosee aspettative. Allora, il nostro obiettivo, io dico la salvezza per me, perché poi dopo la salvezza vengono altri traguardi. Domenica per me è stato veramente, per noi anzi, fondamentale vincere lì, perché veramente abbiamo fatto due partite e due pareggi e ci voleva questa vittoria. Ora domenica si aspetta una partita dura. Anche se sei abituato a fare campionati di vertice, perché la scorsa stagione prima di venire qui eri primo in Piemonte. Sì, vabbè, stavo in eccellenza, ma tutto rispetto all'eccellenza per me non lo conto, perché sinceramente io sono andato per non stare fermo, però ero primo, mi sono trovato bene. Qua sinceramente meritano veramente di fare un campionato nelle prime posizioni. Domenica arriva l'Orlandina a Cavare Tirreni, una tipica squadra siciliana che ha sempre segnato tranne una sola partita, però è una squadra che è un po' simile alla nostra come entusiasmo, sarà difficile affrontarla? Sì, per noi su tutte le partite è difficile. Domenica l'Orlandina mi hanno parlato bene, soprattutto anche a livello aggressivo, a livello di impegno. Anche noi ci stiamo allenando bene e come sempre noi ci mettiamo sempre cuore e testa. Certo, già si era detto che il ciclo terribile era passato, ma credi che in questo periodo stiamo attraversando una serie di partite alla portata? Sì, dai, diciamo abbiamo passato veramente un ciclo molto duro, però sinceramente per me sono tutte le partite dure. Poi noi siamo un gruppo forte, che, anzi, quando becchiamo le squadre forti sulla carta le facciamo ancora meglio le partite. Diciamo che con la vittoria ottenuta sulla Vibonese, la Gavese si è consolidata nei primi posti della classifica come squadra che può essere effettivamente l'antagonista del Savoia. Sì, dai, come tu hai detto, per me la più forte è Savoia, però noi ce la siamo sempre giocata alla pari con tutti. La Gavese deve sempre puntare in alto. Io voglio vincere il campionato, perché veramente è una piazza che a me mi ha dato tanto e io voglio dare tanto a questa società, a questa squadra. Grazie a Luigi Rinaldi, un grazie anche a nome del Corriere Gavese del Calcio e del Corriere del Pallone. Anteprima stadio abbiamo Antonello Giordano, la Cavese ha 17 punti in classifica, state andando oltre le più rosee aspettative secondo te? Sì, stiamo facendo un buon inizio di campionato, speriamo di continuare così. Non so se hai mai fatto un campionato di vertice da quando giochi a calcio, però diciamo che un campionato con la Nocerino ha vinto i playoff nazionali, quindi siamo stati ripescati in Serie C, eravamo una squadra fortissima, quindi diciamo che qualche campionato l'ho fatto. Quindi non si soffre di vertigini, voglio dire? Assolutamente no, noi ci alleniamo intensamente durante la settimana, poi la domenica cerchiamo di dare il meglio. Ecco, dopo aver vinto a Vibo Valentia contro una squadra formata da determinati giocatori, una bella iniezione di fiducia aver fatto 3 punti là. Assolutamente sì, è stata una partita combattuta, con un pizzico di fortuna e anche logicamente di bravura abbiamo portato a casa 3 punti. Speriamo di continuare la striscia positiva domenica contro l'Orlandina. Ecco, domenica Manzi non c'è perché è squalificato, il maggiore indiziato saresti tu per giocare al centro della difesa, quindi adesso sarebbe una grossa responsabilità, visto che dall'inizio non hai mai avuto l'opportunità di scendere in campo in questo campionato. Assolutamente sì, una grossa responsabilità, però io mi alleno dall'inizio del campionato sempre al massimo della mia potenzialità, quindi se dovessi essere chiamato in causa domenica cercherò sicuramente di fare il meglio. Hai mai affrontato Frisenda da calciatore? No, non l'ho mai affrontato, conosco il direttore sportivo Marco, voglio dire. No, non ci ho mai giocato, ne parlano bene, però ora noi non dobbiamo pensare agli avversari,
dobbiamo pensare a noi e ad allenarci come stiamo facendo. Grazie. Grazie anche ad Antonello Giordano. Prego. Mister Francesco Chietti, dopo Vibo Valencia una bella iniezione di fiducia? La fiducia l'abbiamo sempre avuto, non ci siamo mai, diciamo, fatti problemi magari per un pareggio o per una sconfitta. Io penso che il calcio è stare sempre concentrati, stare sempre sul pezzo, non farsi prendere dalle chiacchiere da bar e quindi gestire sia i momenti entusiasmanti e sia i momenti, diciamo, di difficoltà nella stessa maniera, modo, con grande personalità, con grande serenità e guardare sempre in avanti. Certamente. La squadra adesso è al quarto posto e domenica ospiterà l'Orlandina, che è un'altra formazione che si trova nella parte sinistra della classifica, una squadra che sa giocare a calcio. Ma è una squadra molto organizzata, una squadra che ha fame, una squadra che sta facendo, penso che sia la rivelazione di questo campionato, però è una squadra anche che comunque deve rispettare la Cavese, perché la Cavese, come loro, penso che stiamo facendo un ottimo campionato e noi giochiamo in casa, noi sicuramente faremo la partita come sempre per cercare di fare il bottino pieno, però proprio perché c'è anche l'avversario bisogna sia rispettarlo ma non temerlo e sicuramente domenica faremo di tutto per dare continuità ai risultati. Bisogna anche sopperire a questa assenza di Manzi, quindi preparare nella maniera migliore o Giordano o chi altro dovesse essere chiamato a sostituirlo. Ma io penso che i giocatori che abbiamo a disposizione sanno che bisogna comunque al momento dell'occorrenza bisogna dimostrare, come hanno fatto anche altre volte, e io sono convinto che i giocatori sia Piscopo sia Giordano nei rispettivi ruoli di Manzi si giocano una maglia per dare il loro contributo e per far vedere che comunque noi abbiamo una rosa ampia dove tutti daranno il loro contributo. Domenica l'Orlandina, poi il Ragusa, dopo ci dovrebbe essere credo il Montalto o Fugo, la Gioiese, che ciclo è questo? È un ciclo come tutti gli altri, io gioco partita per partita, come ho sempre detto. Anche alla prima di un ciclo di Tour de Force, quando abbiamo fatto quelle famose quattro partite, che tutti ci davano per spacciati, ci davano che non facevamo più di due tutti punti. Tutti tranne lei. Io sono, penso, quello là più ottimista di tutti, perché io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e questo è perché noi siamo uomini di campo, siamo uomini che amiamo la costruzione e non la distruzione, quindi noi siamo positivisti, almeno io parlo per me, sono positivista di natura perché io guardo sempre a costruire, anche nonostante le tante difficoltà che quotidianamente affrontiamo. Diciamo che sulla carta sembrano partite abbordabili, però proprio per questo magari nascondono insidie maggiori. Ma io penso che ogni partita nasconde le insidie, basta vedere anche, ho fatto questo paragone l'altra volta, il Sassuolo è venuto a Napoli e ha pareggiato. Quindi io penso che la squadra, se la squadra sta concentrata, sta sul pezzo sempre, io penso che noi ce la giochiamo con tutti, come abbiamo già dimostrato, perché qui nessuna squadra ci ha messo sotto. Penso che nell'arco dei 90 minuti si è visto qualche partita, sia la Cavese che qualche squadra avversaria, ma bisogna anche dare merito agli avversari, perché anche loro sicuramente vengono non a fare le passeggiate a caso. Però noi, come stiamo dimostrando, noi faremo
faremo come stiamo facendo, sempre partita per partita ci giocheremo tutte le nostre carte. Voglio sottolineare che oggi, allo stato di oggi, abbiamo 17 punti. E l'anno scorso, se non erro, avevamo, io sono arrivato quando avevamo 17 punti. 18 mi sembra. 17-18, ma non, a me se non sbaglio 17. Comunque eravamo 17. Messi male. Vabbè, eravamo comunque lì, non voglio dire, voglio dire solo che non posso fare che meglio, perché 17 punti io l'ho presi a gennaio, adesso siamo appena a ottobre, quindi inizio novembre, quindi ho 2 mesi per fare qualcosa.